Dalla pagina sportiva ci colleghiamo in diretta con lo stadio Paolo Poli di Molfetta, dove sono in corso di svolgimento le celebrazioni per la promozione in Serie D dei biancorossi, che torneranno nella prossima stagione a disputare un campionato di quarta serie a distanza di 25 anni dall'ultimo precedente. Per noi a Molfetta c'è Mario Borracino. A te Mario. Hai detto bene Michele, buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Mancava da quasi un quarto di secolo la Serie D qui a Molfetta, allora è una serata di festa, una serata di grandi celebrazioni, perché un traguardo del genere va festeggiato a dovere, seppur rispettando naturalmente tutte le norme anti-Covid. Abbiamo già il primo ospite in nostra compagnia, che saluto e ringrazio, Ennio Cormio, presidente del Molfetta. In apertura, presidente, ti chiedo: quante volte durante l'arco della stagione hai sognato, hai immaginato una festa del genere? No, prima di tutto buonasera ai vostri telespettatori. Sognare non costa nulla. L'avrò sognato soprattutto di notte, ma non quando abbiamo giocato, perché quando si gioca si è concentrati sulla partita. E poi i sogni di notte escono meglio, per la verità. Sì, l'ho sognato. E penso che questo sia un traguardo giusto per una stagione più che giusta, per un gruppo di ragazzi che è diventato famiglia, per un gruppo di dirigenti che era già una famiglia. Che cosa può e che cosa deve rappresentare un campionato di palcoscenico di caratura nazionale come la Serie D per la città di Molfetta? Ma hai detto bene, Molfetta è una città, ecco, e quindi non possiamo sottrarci a nessun tipo di discorso che non sia, diciamo, di prima linea. Certo, sarà dura, sarà altamente competitivo un campionato, così noi ci presentiamo in punta di piedi, cercheremo di fare delle cose che siano corrette per il rilancio soprattutto della città. Come dico sempre, la squadra della città non è di noi dirigenti, noi abbiamo soltanto, diciamo, il noleggio di questa squadra. Chiariamolo subito, presidente, il Paolo Poli non l'avete riempito solo perché c'erano delle norme rigorose da osservare. Ma assolutamente sì, il sindaco è stato vicino, molto vicino ai nostri pensieri, alla nostra festa, però abbiamo dovuto necessariamente contingentare gli ingressi, e penso che quello che state vedendo alle mie spalle sia ampiamente rappresentativo di quello che può fare una città quando mantiene le regole in maniera corretta. Così dobbiamo fare, perché l'esempio viene dato appunto dallo sport. Lo sport è un ciclo di vita e deve essere soprattutto divertimento, ma non dobbiamo dimenticare i gravissimi problemi che la nostra nazione ha passato in questi tre mesi. Tra pochi istanti avremo al microfono anche il tecnico, uno dei grandi protagonisti dell'impresa del Molfetta, Renato Bartoli, che vogliamo già confermare in diretta per la prossima stagione, presidente. Ma io lo confermo per la prossima stagione, va bene? Poi, no, niente, non c'è poi. Lo confermo, punto e basta. Lui deve dire per forza sì. Il resto la farà la storia dell'anno prossimo. Grazie a Ennio Cormio, presidente del Molfetta. Complimenti naturalmente per quello che avete fatto nell'arco di questa stagione. Molfetta che ha concluso il campionato con 6 punti di vantaggio nei confronti del Corato e con una sola sconfitta in tutta l'arco dell'eccellenza di Puglia. Ci ha raggiunto proprio Renato Bartoli, tecnico del Molfetta, confermato in diretta televisiva dal presidente Ennio Cormio. Ah, mi fa piacere, anche se comunque in settimana dovremmo incontrarci per capire un po' il tutto e quindi poi magari definire concretamente questa conferma, che comunque ad oggi non c'è ancora. Intanto parliamo della festa, godiamoci questa festa, perché raggiungere questo obiettivo che per tanti forse sembra quasi scontato, quando in realtà ci sono tante piazze che investono tanti soldi per tanti anni e non riescono a raggiungere la Serie D. Noi, con tanti sacrifici e con un grande gruppo, siamo riusciti ad avverare questo sogno. Renato, ti chiedo di riavvolgere il nastro di questa stagione sicuramente esaltante per voi. Quale ti resta come momento più bello? Ah, sicuramente il momento più bello è stata la partita contro la Deghi, dove i ragazzi hanno dimostrato veramente di crederci fino all'ultimo secondo e hanno fatto di tutto per conquistare quella vittoria. Quindi un segnale molto importante. Un altro segnale importante è stato dato con il Corato in casa,
dove sono partite che si vincono sotto l'aspetto mentale, quindi magari a differenza loro noi sotto l'aspetto mentale abbiamo avuto un equilibrio, abbiamo saputo affrontare la partita in modo diverso, invece loro ci sono stati comunque diversi espulsi, tanto nervosismo, e quelle partite danno un segnale importante. L'ultima, Renato, ti va di dare un piccolo consiglio alla società sull'organico da allestire? Chiaramente arriveranno giocatori di categoria, esperti in Serie D, ma è giusto ripartire da buona parte di questo roster? Ma io non mi sento di dare consigli alla società. La società in primis devono decidere loro il progetto da andare ad affrontare. Ecco, io ho fatto il massimo, come hanno fatto il massimo i ragazzi, come ha fatto il massimo la società e questi tifosi. Ora godiamoci questa festa, poi magari del futuro si parlerà successivamente. Grazie a Renato Bartoli, grazie ovviamente per la disponibilità. È davvero tutto qui dal Paolo Poli per questo collegamento in diretta. Chiaramente nelle edizioni di domani della Telesveva Sport avremo la possibilità di sentire altre voci della festa del Molfetta Calcio per il ritorno in Serie D. A te.